Il Senato ha respinto ieri la mozione di sfiducia presentata da Movimento 5 Stelle e SEL contro il ministro e vice premier Alfano per l'affare Kazako. Il capo del governo Enrico Letta, che ha difeso il suo numero 2, ha così potuto tirare un sospiro di sollievo perché un'eventuale caduta del titolare del Viminale con ogni probabilità avrebbe fatto precipitare tutto l'esecutivo. Ma non è escluso, come ipotizzato ieri anche dal segretario PD Epifani, che a settembre occorra procedere ad un rimpasto. Una verifica su autorevolezza, qualità e forza politica del governo che, come sottolineato ancora da Epifani, interessa a tutti, anche Alfano. E questo al di là del merito della vicenda dell'espulsione frettolosa della Shalabayeva. La sfiducia è stata dunque respinta dall'aula di Palazzo Madama con 226 no, 55 voti a favore e 13 astenuti. Ma se l'esito soddisfa e ritempra il PDL, ieri anche Silvio Berlusconi era presente in aula a sostenere il suo delfino, tutt'altra aria si respira ai piani alti del Nazareno, dove prosegue il pressing per ottenere il passo indietro di Alfano. I democratici, votando contro la sfiducia al vice premier, hanno allungato la vita al governo di Letta, mandando però giù un boccone amaro. L'insofferenza verso le larghe intese monta nel partito, che però alla prova dell'aula tiene, malgrado i 6 dissidenti, 3 assenti e 3 astenuti. Si adeguano all'ordine di scuderia impartito dal segretario Epifani anche i renziani, ma non sfugge a nessuno che serva un chiarimento al più presto. Letta insomma dovrà convincere il suo partito spingendo l'acceleratore sul governo del fare. L'occasione potrebbe essere mercoledì prossimo con la partecipazione alla riunione dei gruppi parlamentari DEM dello stesso Presidente del Consiglio. La polemica interna al PD non cancella comunque la sostanza del delicato passaggio che si è consumato ieri in Senato. Durissimo l'intervento in aula del capogruppo Zanda, che pur confermando a nome del partito la fiducia a Letta, ha anche chiesto ad Alfano di valutare se 3 incarichi, ministro, vice premier e segretario del PDL, appunto, non siano troppi.